Buonasera a tutti e bentornati alla nuova edizione del TG Extraordinario. Solo buone notizie. Come tutti sappiamo, stiamo attraversando un momento particolare, impegnativo e sfidante. Ma come sempre accade, oltre alle brutte notizie, ci sono tantissime belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Alleniamo il nostro cervello a ricercare anche le belle notizie. La notizia di oggi: Arabia Saudita. La nota attivista per i diritti delle donne, Loyan Hall Atlot, è stata liberata dal carcere dopo 1.001 giorni di detenzione. Qualche giorno fa, a fine febbraio, a seguito di una grande campagna di supporto e sensibilizzazione e raccolta di firme di tutti i suoi familiari e di molte organizzazioni che si occupano dei diritti umani, prima tra queste Amnesty International e di molti governi stranieri che avevano fatto appello al rispetto dei diritti umani, la nota attivista pochi giorni fa è finalmente stata autorizzata da un giudice a Raid ed è stata restituita all'amore della sua famiglia. Per fortuna ci sono ancora tantissime persone e tante associazioni che lottano per i diritti umani e per i diritti delle donne. Impariamo a cercare quello che c'è di buono nel mondo. Lo scopo del TG Extraordinario è proprio quello di farti notare che oltre alle brutte notizie ci sono anche tantissime belle notizie che stanno accadendo intorno a noi. Io cercherò, per quanto mi è possibile, di comunicarti solo e esclusivamente belle notizie, perché per tutte le altre notizie ci sono tantissime TG. Quindi ora non mi resta altro che salutarti e darti appuntamento alla prossima edizione del TG Extraordinario. Solo buone notizie.